Il ladro di stelle cadenti è un altro film di questa settimana. Qui con noi al nostro tavolo due dei protagonisti, vale a dire Crizia Fornasier e Jacopo Rampini. Raccontiamo brevemente il film, chi comincia? Io posso dire una cosa. Quello che dice lei, dottor Marzullo, che il cinema è libertà e sogno, direi che questo film, direi che è proprio libertà e sogno. Perché? Perché scritto da persone che hanno background completamente diversi e che hanno mantenuto il bambino pascoliano dentro di loro proprio conservatissimo. Quindi è un film, è una favola, però è una favola per adulti, quindi completamente inconsueto. Jacopo. Un fantasy che abbiamo girato tra l'altro in due lingue, cioè abbiamo fatto un doppio Chuck perché abbiamo attori americani, tra cui io sono cresciuto negli Stati Uniti e quindi abbiamo avuto l'opportunità di girarlo sia in italiano che in inglese e quindi abbiamo anche degli attori che, come Clizia, che sono bravissimi a parlare inglese, quindi abbiamo girato praticamente due film, un film italiano e un film inglese e speriamo di poterlo distribuire e vederlo anche in lingua inglese all'estero. Vediamo intanto il pubblico come ha accolto qui a Roma il vostro film. Analisi, testimonianze e commenti. Vorrei una grossa torta al cioccolato. Camillo Favara, questo pacco è per te. Cos'è questo pacco? Per te, un altro pacco. Essendo un film di grande sentimento non aveva bisogno di grandi effetti speciali o grandi budget come il cinema, diciamo, wow, che ha tanti budget e ovviamente si può permettere altri tipi di dinamiche. Quindi secondo me è stato un piccolo capolavoro, davvero. Il film mi è piaciuto molto perché è una storia molto... Sono stati bene, dolce e soprattutto originale. E ti fa pensare molto e sì, mi è piaciuta molto. Poi io nei desideri ci credo tantissimo, quindi mi ha fatto sognare. È un sogno, è una bellissima favola e finisce bene, quindi bello, ben recitato, gli attori sono bravissimi ed è proprio un film dove sogni. La storia mi ha lasciato qualcosa, sembrava, cioè già all'inizio mi è piaciuto molto. Il cielo, le stelle, insomma, ci riporta proprio a qualcosa di profondo, no? Qualcosa che non facciamo più, non guardiamo più il cielo, che è una cosa che io vivo quasi in campagna proprio per questo, per cui mancavano le lucciole, poi c'era tutto. La mia stella ha perso tutta la sua luce. Aiutami, Bartolo. Troppo tardi. Io non posso più farlo. Dovrei farlo tu. Fidati di me. È andata bene col pubblico, sentiamo i nostri amici critici. Griseri, Franzi e Puma, Carlo, Torino, Griseri. Sì, è un film, allora lo spunto è molto interessante, molto curioso, potenzialmente anche vincente, una bella idea, una favola per adulti che non so quanto gli adulti, cioè non so che pubblico potrà apprezzare questo film, anche perché è un po' troppo pieno di sottostorie che confondono e che magari seguiamo meno di quello che meriterebbero e che distraggono un po'. Film, diciamo, le premesse sono molto buone, lo sviluppo lo aspettavo di meglio, ecco. Sentiamo anche Franzi, andiamo a Cosenza e poi a Palermo con Francesco Puma. Franzi. Ma quando ho letto la trama, la storia del film mi sembrava che potesse essere molto interessante, poi però purtroppo il film è abbastanza limitato come drammaturgia, come messa in scena e l'ho trovato poi anche con alcuni tempi da TV movie che appunto annacquavano una buona suggestione di partenza e oltretutto appunto, come diceva il collega, non so a che pubblico potrebbe riferirsi. Sentiamo in Francesco sala. Puma, andiamo a Palermo. Francesco. Allora, che Il ladro di stelle cadenti da un lato è un po' un fantasy, dall'altro lato è anche un Fistrack Palacrime, ecco, per quello che poi viene fuori nella seconda parte quando si mette insieme, ecco, amore e malattia, i desideri in qualche maniera si ritorciano contro il protagonista, sì, dall'età di 8 anni, sì, ha la torta, il cioccolato, il regalo, ma poi subisce l'indigestione, così come l'amore estivo, ecco, si spezza proprio alla fine dell'estate, ecco, troppa carne a fuoco nella scena e per questo non lo rende molto omogeneo. Che cosa volete dire? Ma ci piace che susciti reazioni contrastanti. In ogni caso, per la storia di cinematografo dovete sapere che quando non amano molto il film i critici
e lo amano il pubblico, il film è un successo. No, questo giusto per essere... No, diciamo... ma è giusto così, che susciti reazioni diverse, che sono anche giuste le osservazioni che hanno fatto, in fondo. Però ha fatto anche sognare il pubblico, e questa sì, è una cosa bella, quelli che sono usciti, il primo certo, impatto, ha detto, ha fatto sognare. Crizia. Sì, poi c'è, ecco, il cinema, prima parlavamo di psiche, no? Psiche e cinema, alla fine il cinema è anche, oltre ad essere trattamento psicoterapeutico, è anche una lezione di empatia, un esercizio di empatia. E secondo me, ecco, questo esercizio di empatia in questo film si può fare sia da grandi che da piccoli. È vero che è difficile identificare un gruppo, un pubblico particolare, perché è un film molto particolare. Mi è piaciuto molto Il ladro di stelle cadenti, perché è un film che interpreta proprio quella dimensione kantiana del cielo stellato sopra di me, della legge morale dentro di me, di cui ci parlava il grande filosofo, ed è un film che ci fa sognare, riesce a farci sognare, e abbiamo oggi bisogno davvero di tanti sogni. L'ultimo drink è un film educativo, è un film pedagogico, perché ci spinge a riflettere sul dramma, sui drammi che si nascondono dietro l'alcolismo, quindi sulle paure recondite, sulle sofferenze, sulla vita vissuta.